L'attività artistica di Michele Magnotta ci dà oggi l'opportunità di parlare di musica. In collegamento Skype Michele Magnotta, benvenuto. Ciao Gennaro. Allora Michele, è l'occasione insomma per fare quattro chiacchiere con te, sia per il disco che con il tuo gruppo avete fatto, che è questo qua, Corazon, ma anche per parlare insomma della tua attività anche da solista. Hai avuto l'occasione insomma hai partecipato al Festival della Cicala, hai vinto la targa SIAE. Insomma, un'occasione anche forse inedita per te, quello di confrontarti da solista cantando un brano addirittura in dialetto napoletano. Come ti è capitata questa cosa? Ma infatti la cosa strana è che io non mi sono mai presentato da solista, cioè diciamo il fatto di scrivere le canzoni mie, insomma, è sempre rimasto nella mia stanzetta, però ho sempre fatto i concerti con un gruppo, quindi ho sempre dato questa mia immagine attraverso un gruppo. Poi all'improvviso ho partecipato al Festival della Cicala e mi sono trovato insomma a vincere la targa SIAE per questo brano scritto, l'unico brano scritto in napoletano, cosa strana perché io scrivo in spagnolo, perché facendo musica cubana per me è una cosa molto rara, diciamo. Senti, fra l'altro insomma questa esperienza ti ha portato anche a confrontarti con gli studenti della scuola, tu che fra l'altro hai anche un percorso da musicoterapeuta, sei prossimo insomma anche al diploma. Certo. Questa esperienza che hai vissuto in due appuntamenti, li possiamo vedere anche dalle immagini che abbiamo in contributo, uno al liceo artistico statale, l'altro con gli studenti del liceo Imbriani di Avellino. Raccontaci un po' queste due esperienze. Beh, prima di tutto confrontarsi con i ragazzi, insomma, dell'età, i ragazzi che sono al liceo, quindi parliamo di un'età che va dai 17 ai 18-19 anni, è una bella esperienza perché è proprio, io ho avuto dei chiarimenti della mia vita musicale proprio in quell'età. E confrontarmi con loro è stata un'esperienza bellissima. Infatti, per l'occasione ho portato un bel po' di tamburi, ovviamente il ritmo, il tamburo è coinvolgente, no? E quindi la musica, i ritmi, insomma, la melodia, l'armonia rende, cioè, crea proprio una comunicazione inevitabile, una relazione proprio tra le persone. E anche il mio lavoro in musicoterapia, insomma, parla proprio di questo, si basa proprio sulla comunicazione, non solo verbale, ma anche attraverso la musica, in questo caso i ritmi. Quindi è stata un'esperienza bellissima e la rifarei sempre, perché comunque è bello condividere certe esperienze, non solo su un palco e quindi da solista con il gruppo, ma anche con gli altri che paradossalmente, insomma, di musica ne sanno poco, o qualcuno magari cioè diciamo è un'occasione anche per poter far conoscere direttamente il musicista, farlo proprio sentire con i sensi, quindi farlo partecipare in un'atmosfera che insomma non a tutti capita, quello di poter avere degli strumenti in mano, di poter suonare con un musicista. Certo, anche perché la musica piace a tutti. Però c'è poco live, c'è poca musica dal vivo, questo creerebbe, insomma, cioè, farebbero scaturire delle emozioni diverse, il live, il toccare proprio con mano, quindi sicuramente un'esperienza diversa. Senti Michele, invece poi sei stato ad Avellino, a Mercogliano, e hai incontrato gli studenti del liceo Imbriani, pubblico diverso, hai trovato più o meno similitudine rispetto al modo di, anche se diciamo hai affrontato i due appuntamenti in maniera diversa, uno da solo, l'altro invece con il gruppo. Sì, a Mercogliano è stata un'esperienza molto simpatica, tra l'altro in un posto inaspettato, e con i ragazzi confrontarsi proprio con la musica è stato direttamente con il gruppo, è stato interessante proprio perché c'erano queste domande, no, tra un brano e l'altro, nel senso che cosa avete percepito,
qual è stata l'emozione che vi è arrivata, il perché di queste sonorità, il perché di questi strumenti. E ovviamente, siccome la musica cubana, quello che ho presentato con il mio gruppo, è una musica, insomma, ovviamente di un altro, che fa parte di un altro mondo, insomma, il mondo latino. Ovviamente ci sono state diverse domande sul perché, soprattutto degli strumenti, la caratteristica degli strumenti, i tamburi e quant'altro. Insomma, è stata anche comunque un'occasione per far sapere a dei giovani, delle giovani persone, insomma, che il musicista ha anche un ruolo fondamentale, quello, insomma, del lavoro, puntare proprio il dito su questo aspetto, insomma, che non è solo intrattenimento il discorso musicale, ma va sicuramente ben oltre al fatto che quotidianamente il musicista si impegni per la propria formazione, per migliorare il proprio bagaglio musicale. Certo, comunque il lavoro del musicista è quotidiano, si può dire, no? Perché bisogna studiare. E una cosa dico sempre a chi mi fa domanda, cioè alla classica domanda, ma oltre al musicista che lavoro fai? Ma io rispondo sempre, faccio il musicista e ne sono felice perché ci ho sempre creduto. Quindi chi lavora tutti i giorni veramente può ottenere delle grandi soddisfazioni. Quindi è un invito che faccio soprattutto ai giovani che credono poco nell'arte, anche perché arriva sempre un messaggio non positivo sull'arte. L'arte è importante, per cui insomma crediamoci sempre, bisogna lavorarci. Senti Michele, ritornando al discorso del tuo gruppo, con Unto Sabroson, insomma, un quartetto è quella la proposizione che dal vivo ha fatto in modo da incontrare i ragazzi. Chi erano i musicisti che erano con te in questa occasione? Allora, ieri c'era alle percussioni Gerardo Palumbo, con il quale abbiamo insomma, creato questo gruppo, Francesco Maiorino al basso e Bruno Salicone al piano. Ovviamente questa è una formazione minima, Ridotta, insomma, diciamo. ridotta, perché per fare questo genere ci vogliono... Ci vogliono un bel po' di musicisti, perché comunque solo la parte ritmica ha bisogno proprio di diversi elementi. Invece nella musica, insomma, ovviamente occidentale, attraverso la batteria, è l'unico strumento proprio ritmico, ovvero, oltre al basso, insomma. Però nella musica latina e cubana ci vogliono più elementi solo per formare la sezione ritmica. E quindi, insomma, sarebbe stato molto più bello, insomma, invitare anche i fiati che fanno parte proprio di questo gruppo e che danno ovviamente delle caratteristiche particolari a questo genere. Danno sicuramente quel colore che è tipico della musica cubana. Che Grazie. tipo di risposta? Ovviamente immagino una risposta decisamente molto partecipativa ogni volta che suonate in giro, perché insomma la musica è trascinante, porta, lo abbiamo visto anche a Mercogliano, subito le persone si muovevano al ritmo della vostra musica. Quindi è questo quello che è il messaggio poi che arriva direttamente nei vostri concerti. Sì, è un effetto immediato. Perché poi capita sempre che qualcuno comincia a battere le mani su un tavolo o a muovere i piedi. Insomma, è proprio una caratteristica particolare di questo genere che ti fa ballare e non te ne accorgi, insomma. È geniale. D'accordo, allora, con Unto Sabroson, il nome del gruppo, Corazon si chiama il vostro disco, insomma. Spiego anche perché si chiama Corazon, Sì. scusami se... Ovviamente Corazon si scrive con la Z, però abbiamo aggiunto la S perché il son è il genere a cui facciamo riferimento, che viene definito il progenitore della salsa. Quindi Corazon, abbiamo fatto questo gioco di parola perché la musica è fatta con il cuore, però con riferimento al son, che è un genere tradizionale cubano. D'accordo, allora Michele, grazie di essere stato nostro ospite e di averci parlato delle tue varie esperienze musicali. E Grazie a voi, grazie a te Gennaro. con la creatività di Michele Magnotto oggi abbiamo parlato di musica.